La cucina è tornata al buio e io sono diventato un albero, perché gli alberi non respirano l'aria, ma la luce. E io sono uguale a loro, non respiravo più. Il bambino che, come un albero, a luce spenta non respirava più, è Fabio Genovesi, che ci sorprende con Il calamaro gigante. Un libro dove la storia personale di Fabio Genovesi non si capisce quanto romanzata, si intreccia con la storia del calamaro gigante, o meglio, di come l'umanità ha finalmente riconosciuto questo animale che da centinaia di anni cercava di farsi notare comparendo qua e là, ma noi preferivamo inventare delle storie complicate, inerpicarci in spiegazioni improbabili, anziché accettare l'evidenza dell'esistenza di questo animale eccezionale. In questo punto la nonna di Fabio ha spento la luce perché voleva mostrare a Fabio che nel buio il nonno si mostrava, una sorta di fantasma, ma Fabio, preso dalla paura, come un albero, non ha più respirato e riacceso la luce. Allora la nonna, per far comprendere a Fabio quello che voleva dirgli in modo semplice e immediato, gliel'ha fatto esperire. Sono usciti sul balcone e ha chiesto a Fabio di spegnere la luce della cucina. Ecco nonna, ora non vedo proprio nullissima. Lo so, ma aspetta, mettiti qui con me e aspetta. E io ho aspettato, ma mica tanto. È bastato un minuto. Poi lassù, sopra il bosco, i monti e soprattutto, è esploso il cielo. Le stelle, tantissime stelle, più grandi, più piccole, fisse oppure tremolanti come me, così luccicanti e appiccicati che diventavano una cosa sola e viva, un bagliore che era come il battito del cuore, era come il respiro, insieme aveva fermato il mio cuore. Ora vedo, nonna, vedo tutto. Lo so, però le stelle già c'erano prima, sai? Prima quando? Prima quando non vedevi nulla, ma anche prima ancora, moltissimo prima, eppure te non le vedevi. Pensavi che non c'era nulla, perché c'era la luce accesa. Eh sì, una lampadina sola, l'ho pagata 50 lire al consorzio. Bastava quella a farti perdere il cielo. Vi sfido a leggere questo libro senza sorridere. Si passa dai vascelli, agli scienziati, a una donna che ha scoperto i dinosauri senza nemmeno saperlo. A proposito dei dinosauri, i dinosauri sono esistiti veramente sul nostro pianeta. E uno risponde, vabbè grazie, lo sapevo già. Ma il problema è proprio questo, che lo sappiamo già. Siamo cresciuti insieme ai dinosauri, al cinema, sui libri, in TV, ce li insegnano a scuola, ce li regala a Natale, così finisce che ci sembrano normali. Invece sono incredibili. Tanto che un tempo, quando si trovava qualche osso enorme sottoterra, si diceva che erano i resti dei giganti. Così credevano una volta. E forse sembrava strano anche a loro. Ma se l'alternativa erano lucertoloni enormi, con corna e zanne squame, che dominavano il pianeta prima che un sasso arrivato dallo spazio li stecchisse tutti, ecco che uomini e corvi giganti diventavano 100 volte più realistici. I racconti dei marinai sono pieni di storie di tentacoli enormi, di uncini, ma gli scienziati hanno sempre derubricato queste storie come fantasie di uomini alticci. Eppure, incredibilmente, il calamaro gigante è comparso qua e là talmente tante volte e tra talmente tanti popoli che si sono sviluppati tanti nomi diversi. Kraken, per esempio, o Amazombi, oppure, come lo chiamava il capitano della Daedalus, il grande sconosciuto. Ha animato molte storie e molte ricerche scientifiche. Praticamente il calamaro gigante è una ruota quadrata, ci toccava portarlo qui. Che cosa vuole dirci veramente Fabio Genovesi con questo libro? Io credo che voglia farci riflettere sulla nostra capacità di negare le evidenze, in particolare l'evidenza che noi esseri umani facciamo parte della natura. Abbiamo tentato in un certo modo di elevarci sopra la natura stessa, ma oggi, proprio ora, quando le plastiche sono ovunque, entrano nella catena alimentare, ora ci rendiamo conto che siamo parte integrante di questa natura. Un esempio di animale incredibile è il celacanto. La storia di Majorilla Timè mi era già nota, ma è stato molto bello ritrovarlo in questo libro. Questa giovane studiosa un giorno viene chiamata dai pescatori che hanno trovato uno strano pesce blu. Lei non lo riesce a riconoscere e fa le follie per riuscire
a farlo vedere, una persona in grado di riconoscerlo, tenta di conservarlo nonostante il tempo passi molto velocemente e alla fine trova come soluzione quella di farlo imbalsamare. E quando finalmente il pesce viene analizzato da un esperto di ittiologia, non ha potuto che ammettere di averlo già visto. Sì, lo conosceva, nei fossili. È rimasto con noi dall'epoca dei dinosauri, semplicemente non ce ne siamo accorti. E nuovamente è comparso nel 1997 quando una coppia di sposini, viaggiando, ha fatto delle foto in un mercato nel sud-est asiatico e un loro amico, guardando le foto, ha notato questo pesce al mercato che non conosceva e così si è scoperto un nuovo tipo di celacanto che noi credevamo non esistesse mentre lui se ne stava tranquillo tra i banchi del mercato. A volte le nostre convenzioni devono essere messe in discussione. Il celacanto è ancora tra noi. Diamo il via all'angolo Super Quark. Benvenuto al calamaro gigante e a suo fratello il calamaro colossale. Come potete vedere, assomigliano esattamente a dei calamari. Un mantello, la sacca più o meno triangolare che sta sopra la testa con due grandi occhi enormi, esattamente come sono enormi rispetto alla dimensione di un calamaro normale, solo che in questo caso parliamo di occhi grandi così, 8 braccia e poi due lunghi tentacoli che in realtà si chiamano braccia tentacolari, ma noi nel linguaggio comune li chiamiamo tentacoli. Senza andare in tecnicismi, ma differenze fondamentali tra il calamaro gigante e il calamaro colossale? Già sapere che esiste il calamaro gigante e il calamaro colossale. Il calamaro gigante, come vedete, è più slanciato, pesa molto meno. Il calamaro colossale ha una forma più tozza e pesa molto di più. Quanto giganti e colossali sono questi animali? Le misurazioni vengono fatte o senza tentacoli o con i tentacoli, ma a quel punto la lunghezza può variare moltissimo anche perché sono elastici, quindi trovarli sani e completi per poterne fare una misurazione non è facilissimo. Terza ipotesi, alcuni studiosi si sono basati sulla dimensione dei becchi, che sono degli elementi indeformabili a differenza dei tentacoli, delle parti muscolari, per dedurre quanto grandi possano essere questi animali. Ecco, la dimensione più grande che ho trovato come indicazione è di 20 metri compresi tentacoli. Incredibile! Cos'altro sappiamo di questi animali? In realtà non tantissimo, vivono a grande profondità, da 200 metri in giù nelle profondità abissali, e sappiamo che lottano in battaglie titaniche con i capidoglio. Perché? I capidoglio sono ghiottissimi di calamari e pur essendo dei mammiferi dotati di polmoni, respirano e vanno in profondità fino ai luoghi dove la luce quasi non c'è per andare a caccia di calamari. Non abbiamo mai assistito a questa lotta titanica, ma siamo sicuri che ciò avviene perché abbiamo trovato capidogli con becchi di calamaro nello stomaco e i musi di questi animali sono spesso sfregiati da segni che derivano dalle ventose e dagli aculei dei calamari giganti. Il fatto stesso che del calamaro sappiamo così poco è impressionante. Conosciamo meglio la luna e i pianeti lontani rispetto alle profondità dei nostri abissi. Se voi conoscete altri dettagli interessanti sul calamaro, scriveteli sotto nei commenti. Io nella descrizione vi lascio qualche fonte. Alt, ti sta piacendo il video? Se sì, è il momento perfetto per un bel pollicino in su. Fatto? Grazie a nome mio, di tutte le ruote quadrate e del calamaro gigante. Partendo dalla domanda finale, forse mi è piaciuto? Sì, il libro mi è piaciuto, ma già lo avevate capito. Connette molte idee diverse, come se fossero i puntini di certi giochi della settimana enigmistica che una volta messi tutti bene in ordine danno un senso al quadro generale. Io credo che Fabio Genovesi sia un po' una ruota quadrata anche lui. Tra scienza e letteratura ci sguazza alla grande. Se qualcuno di voi lo conosce e vuole invitarlo a partecipare alle nostre discussioni, molto volentieri, eh? Secondo aspetto che mi è piaciuto, semplicissimamente, è un libro ricco pur essendo snello. È piccolino, ha un linguaggio molto scorrevole, ma riesce a far arrivare il concetto in modo mai banale. Le storie sono una parte fondamentale della vita e di come noi ce la raccontiamo per figurarcela mentalmente.
accosta la storia personale alla storia della scoperta del calamaro gigante, alla grande storia. È un caso di enantiosemia. Se vi ricordate, nel video di enantiosemia vi ho proprio citato un brano che viene dal libro del calamaro gigante. Va bene, nella descrizione vi lascio il link a enantiosemia. È un romanzo? È un saggio? È un po' ambiguo e ho apprezzato anche questo aspetto del libro. Vuole raccontarci di una sorta di bias cognitivo che abbiamo quando siamo convinti di qualcosa e contro l'evidenza neghiamo quello che abbiamo davanti agli occhi. Non accettiamo il Kraken, come non accettiamo il Celacanto e come non abbiamo accettato i dinosauri. Così nella nostra vita esisteranno i nostri Kraken, i nostri Celacanti e i nostri dinosauri, e a volte dobbiamo riconoscerli per poterli affrontare nel migliore dei modi e anche valorizzare. Quindi è un saggio racconto, un saggiaconto. C'è poi un leggero umorismo qua e là, soprattutto quando racconta le sue storie personali. Per esempio, perché se oggi uno studioso prende il microfono a un convegno e dichiara che nei nostri mari vivono due cefalopodi enormi, uno si chiama calamaro gigante, l'altro calamaro colossale, i colleghi rispondono con una selva di sbadigli, perché questa è un'obvietà. Come quella sera in cui mia cugina è arrivata di corsa a dire che lo zio Aldo era steso nel giardino e che forse era morto, e la mamma annoiata rispose: beh, era il raduno degli alpini, chiaro che forse è morto. Si parla di temi molto attuali come l'etica del cibo. Anche se molti di noi calamari non li conoscono mica, li hanno visti solo ad anelli e a cubetti nel piatto, come se il loro habitat naturale fosse la tavolata di una sagra, in un mare di olio su un fondale di olive e patate. Così è oggi e lo sarà sempre di più. Il nostro cibo è elaborato fino a renderlo irriconoscibile, un po' per compiacere la vanità artistoide dei cuochi, un po' per stuzzicare noi che mangiamo annoiati, ma anche perché in questo modo non ci rendiamo conto dell'animale che stiamo ingoiando. Nota bene, non dice di non mangiare gli animali, dice solo che dobbiamo riconnetterci a ciò che è il cibo, a cosa significa per noi, a come gli animali siano animali tanto quanto siamo animali noi. Ancora un momento per rotolare con voi sulle riflessioni un pochino più filosofiche. Non conosciamo i fondali marini. Questa non è solo una sfida a portare avanti la conoscenza, ma è nuovamente l'occasione per non sentirci superiori alla natura, riflettere su quanto ne siamo parte, dalla storia personale di Genovesi della lampadina che nel tentativo di illuminare di più in realtà nascondeva lo splendore del cielo. Vi vorrei portare a riflettere sul silenzio. Similmente l'essere continuamente bombardati da suoni e immagini non ci aiuta a creare quel silenzio, quello spazio interiore per riuscire a vedere di più. Ora state guardando un video e secondo me fate bene. Il problema è quando, e lo dico anche a me stessa quotidianamente, non ci concediamo dei momenti di silenzio. Siamo in una società che tende a non lasciarci mai in silenzio. Quindi vi invito ogni tanto a spegnere il telefono, per fare due passi, per stare con noi stessi, per meditare, per scrivere, per sondare tutto quello che solo nel silenzio può emergere. Pericolo che sta dietro all'ormai. Usare la parola ormai vuol dire mettere una pietra tombale sui desideri, mettere una pietra tombale sulla capacità, la voglia di ricerca. Quindi togliamolo ormai e se abbiamo delle curiosità esploriamole, approfondiamole, tuffiamoci. Siamo giunti al punto nel quale lascerò spazio a una lunga lettura di parti del libro. Potete guardarmi mentre leggo, ma se preferite potete anche chiudere gli occhi e immaginarvi nuotare col calamaro gigante. Assurdo, folle, impossibile. L'ha pensato pure il capitano Goosen al largo del Sudafrica la sera del 23 dicembre 1938. Prima di rientrare in porto aveva deciso di calare le reti davanti alla foce del fiume Chalumna. La cosa strana è la creatura che trova là in fondo, un grosso pesce blu sugli 8 kg, tozzo e corazzato che sembrava fatto di pietra. Ma alla fine riesce a infilarlo in un sacco e appena arrivato in porto chiama la signorina Latimer, la ragazza minuta che lavora al museo locale. Solo che Marjorie proprio non lo sa che cos'è questo pesce, allora chiede aiuto al professor Smith, ma è via per lavoro e ci vorrà qualche giorno. Intanto il pesce misterioso rischia di marcire. Allora Marjorie disperata si presenta all'obitorio, da dove la cacciano dandole della pazza. Poi per fortuna trova un signore che di secondo lavoro fa il tassidermista e lo può imbalsamare. E così, quando finalmente il professor Smith arriva, riesce a esaminarlo con calma per dare il suo verdetto. Ma il problema è che questa creatura non l'ha mai vista nemmeno lui. Cioè sì, però solo in quelle prodigiose cartoline di pietra che ogni tanto ci arrivano dal passato profondo e chiamiamo fossili.
Il professore infatti guarda il pesce blu, lo riguarda e lo guarda ancora. E quando l'ha guardato proprio bene, comincia a guardarlo un'altra volta. Ma alla fine deve farsi forza e dirlo che il peschereccio del capitano Gusen ha pescato un celacanto. Ma stanno maneggiando la follia, un profugo fuggito dal fondo della preistoria e schizzato fin qui con la macchina del tempo. Ha pelle corazzata di scaglie dure come pietra e grosse pinne pettorali e anali sostenute da ossa che ricordano l'omero o il femore, accenni di zampere che ha usato 380 milioni di anni fa, quando nel suo lungo cammino l'evoluzione è arrivata a un bivio. Un certo numero di vertebrati ha deciso di continuare dritto in mare fino a trasformarsi nei pesci di oggi, altri invece con quelle zampe ci si sono arrampicati sulla terraferma per poi diventare anfibi, rettili, uccelli, mammiferi e noi. O almeno così si pensava. Era tutto chiaro e preciso, spiegato, incastrato perfettamente nel meccanismo che ci eravamo disegnati. E poi, stasera, questo scarabocchio tozzo e blu salta fuori dall'oceano a incasinare tutto. Ottobre 1873. A Portugal Cove è un mattino caldo e tranquillo. O almeno caldo per essere all'isola di Terranova, lassù al largo del Canada. E tranquillo se ci fermiamo qui, con la barchetta che scivola sul mare luccicante come una lumaca su un foglio di stagnola. E non guardiamo quel che sta per succedere. Perché là davanti c'è qualcosa che galleggia. La barca si avvicina per vedere cos'è, ma quando ci arriva non lo capisce ancora. È grande, molle, scuro, allungano un remo per toccarlo e qui, a seconda di chi la racconta, la storia prende tre diverse vie. La prima, sulla barchetta c'è un uomo solo, un pescatore, si chiama Theophilus Picot. Per la seconda, insieme a lui c'è il suo collega e amico Daniel Squire. Per la terza, invece, c'è anche Tommy, il figlio dodicenne di Picot. E quest'ultima versione è quella vera, o comunque la più bella, e quindi la scegliamo. Perché così possiamo sentire le parole ruvide dei due marinai consumati che trattano il bimbo con la superiorità rocciosa di chi conosce il mare e i suoi pericoli e a ogni colpo di remi schiaffa in faccia al pivello la sua ingenuità. Poi però, quel mattino di ottobre arrivano alla cosa misteriosa nell'acqua. La toccano col remo e dall'oceano schizzano mille lampi infernali. Enormi tentacoli scuri attaccano la barca, la avvolgono per risucchiarla in fondo all'oceano e i due adulti, paralizzati dal terrore, restano dritti e duri come nella tomba dove stanno per finire. Tommy invece salta su, imbraccia l'ascia di bordo e comincia a colpire, alla cieca, ma funziona. Riesce pure a staccare un paio di quelle braccia grosse come tronchi di pino e insiste finché il mostro non molla la presa e si allontana, lasciandosi dietro vortici e sprizzi che anneriscono il mare. Così è andata quel giorno. Ma ancora più bello e giusto è che la caccia millenaria al Kraken, partita nell'antichità, è arrivata fin qui su una strada tutta curve, piena di vescovi e studiosi, professori, comandanti, imperatori, da Platone, Aristotele, Plinio, Linneo, Darwin e gli scienziati più celebri della storia. La risolve un ragazzino di 12 anni, che i più grandi hanno appena finito di prendere per il culo. Ma Tommy si pulisce l'inchiostro appiccicoso dal viso, imbraccia i remi e torna verso la costa, portando con sé due uomini ammutoliti e un tentacolo lungo 6 metri, che finalmente dovrebbe bastare a chiudere il discorso. Quando parliamo di calamari, spesso non abbiamo idea di cosa siano davvero. Li abbiamo visti solo fritti o ripieni o spiaccicati sul bancone di una pescheria e quindi non li abbiamo visti mai. Perché loro sono diversi da noi umani, che da morti non cambiamo mica tanto. Se un tizio muore bene, sembra uno che dorme. Appena un calamaro muore, invece, sparisce con la vita tutta la sua magia. Quel modo armonioso e ipnotico di spostarsi, la morbida potenza dei tentacoli là in fondo, che possono unirsi a formare un'unica punta che buca l'acqua, o aprirsi in una corolla come i raggi di un sole che accende il mare, danzando ognuno per sé, eppure in armonia. Perché parte del suo cervello sta proprio lì, e ogni braccio pensa un po' per conto suo. I calamari, come le seppie e i polpi, sono astronavi aliene che aleggiano là sotto, piene di luci e ricognizione sul nostro pianeta. E questo stesso miracolo, questa magia ipnotica, è il soffio vitale che anima il calamaro gigante, solo che un soffio lungo 20 metri. Se sei rimasto fino a qui, spero che tu abbia goduto di questo libro come ne ho goduto io. Scrivimi nei commenti cosa ne pensi e ne parliamo insieme. Ti lascio due video, Plant Revolution, che parla dell'intelligenza delle piante, e Enantiosemia, dove troverai un paio di connessioni interessanti con questo video. Metti like al video se non l'hai ancora fatto. Grazie e continua a rotolare con noi. Ciao! Il calamaro gigante
il calamaro